Leggere per guarire. In occasione del tempo di Quaresima, la Libreria Paoline di Brescia, in collaborazione con l'Ufficio per la Salute della Diocesi e la Fondazione Teresa Campani, ha organizzato l'iniziativa solidale del libro sospeso. In libreria si poteva acquistare e donare un libro per gli ospiti della Domus Salutis di Brescia. Sono state coinvolte nell'iniziativa anche alcune parrocchie. Lunedì 25 aprile, alla presenza del vicario generale, Monsignor Gaetano Fontana, sono stati consegnati 200 libri. Allora, come Libreria Paolina, come ogni anno, durante il tempo della Quaresima, facciamo delle iniziative di solidarietà. Quest'anno, appunto, abbiamo fatto il libro sospeso per la Domus, per i malati, proprio anche in conseguenza di questo periodo di difficoltà, di malattia, proprio a causa del Covid, ma anche della situazione che c'è. Per cui abbiamo questa iniziativa e adesso si conclude oggi con la consegna dei libri. Siamo qui appunto oggi proprio con alcuni rappresentanti anche dalle parrocchie, perché non solo come libreria ma anche alcune parrocchie hanno voluto vivere questo momento di solidarietà portando appunto una mostra del libro dove chi voleva poteva acquistarlo, e quindi oggi siamo qui per la consegna. Le parrocchie che hanno aderito sono 7 e oggi ci saranno appunto i loro rappresentanti. I libri, il libro in certi momenti della propria vita può essere una fonte davvero di guarigione, perché è qui la parola di Dio che guarisce, la parola di Dio che consola, è la parola di Dio che dà una speranza. E quindi leggere la parola di Dio, un libro di questo calibro, dà all'ammalato la forza praticamente per combattere la sua malattia, perché la fede e la speranza rafforzano la terapia, lavorano in sinergia. Ecco perché oggi noi, oltre al servizio di cura e di assistenza infermieristica e di cura medica, c'è anche il servizio di assistenza spirituale, che è poi che cos'è se non portare la parola di Dio al letto dell'ammalato. Quindi ci sono tanti modi per far arrivare la parola di Dio. La malattia porta all'isolamento, mentre un libro aiuta a mantenere vivi i contatti, allontanando il pensiero fisso del dolore e della preoccupazione per la propria situazione. L'iniziativa vuole aiutare il malato a vivere in relazione anche questo tempo di separazione dalla vita normale.